Ciao a tutti, eccoci per questo giro ad anello alla Punta Tre Vescovi. La Punta Tre Vescovi è un'importante montagna tra la Valle Cervo, la Valle dell'Ischia e laterale della Valle d'Aosta e la Valle Sorba, laterale della Val Sesia. Si chiama così perché era tra tre diocesi, Biella, Aosta e Novara. Noi siamo partiti da Niel, frazione di Gabi, ma prima di arrivare alla punta passiamo per il colle della Bologna Piccola, ci abbassiamo sulla Valle Cervo, rifugio Alfredo Rivetti, colle della Bologna Grande e infine la nostra punta Tre Vescovi. Tornando un po' indietro, non scendiamo per la via più diretta, ma facciamo un ultimo allargamento al colle Lanzonei e infine rientriamo a Niel. Trovi il tracciato in descrizione. Eccoci alla partenza Niel. Niel e Gruba sono due frazioncine vicine, frazione di Gabi. Il sentiero sale molto bene, molto ben tenuto, in mezzo ai larici che ormai hanno acquisito il loro colore, il colore autunnale. I colori dell'autunno ci accompagnano in tutto questo giro di oggi. Ecco come ben tenuto questo sentiero che sale al colle della Bologna Piccola. Eccoci ormai nei pressi del colle. Colle della Bologna Piccola, 2208 metri. Si trova tra la Valle dell'Is e la Valle Cervo. Continuando il nostro giro ci lasciamo aiutare da vari segnali indicatori che ci portano verso il rifugio Alfredo Rivetti. Rifugio Alfredo Rivetti del CAI di Biella, oppure anche chiamato rifugio al colle della Bologna Grande. Ecco la facciata del rifugio Alfredo Rivetti che domina tutta la Valle Cervo. Ecco la Valle Cervo che si prolunga verso la pianura padana. Riprendendo il cammino passiamo sotto questa edicola e arriviamo al colle della Bologna Grande, 2390 metri. Colle della Bologna Grande tra la Valle dell'Is e la Valle Cervo. Questo è l'ometto che segna il colle. Diamo uno sguardo dal nostro colle. Qui guardiamo verso la Valle dell'Is. In fondo si intravede il Gran Paradiso. Di qua abbiamo la Valle Cervo. Riprendendo il cammino arriviamo brevemente alla punta Tre Vescovi, 2501 metri. Ecco un'altra visuale dalla nostra punta. E questo è un giro a 360 gradi dalla punta Tre Vescovi. Qui guardiamo la Valle Sorba, laterale della Val Sesia. In fondo il Monte Bo. I laghi dei Tre Vescovi. Il Monte Rosa si intravede lì dietro. Il Monte Bianco. Il Gran Paradiso. La Valle dell'Is che scende. La Valle Cervo che scende a piedi cavallo. Ecco i laghi dei Tre Vescovi che alimentano il torrente Sorba, affluente del Sesia. Due laghetti dei Tre Vescovi. Guardiamo meglio da vicino
il Monte Bo 2556 metri. Siamo nelle Alpi Biellesi. Ci incuriosisce il Monte Rosa e guardiamolo più da vicino, i ghiacciai che si vedono là in fondo. Appare anche la sagoma di un monte molto conosciuto, il nostro Cervino. Scendendo rivediamo la vetta del Monte Trevescovi. Ci avviamo verso il Colle Lazzonei, aiutati da vari segnavie, da vari ometti. Eccoci ormai arrivati al Colle Lazzonei, 2392 metri. Guardiamo oltre il colle verso il passo del Maccagno. Torniamo indietro verso Niel e Gruba, sempre osservando i colori autunnali dei larici che da verdi diventano gialli prima di perdere gli aghi. Il sole ormai sta scendendo, le giornate si sono accorciate. Ci troviamo ormai nelle prime case delle frazioni alte sopra Niel. Eccolo il nostro Niel e Gruba. Gruba e Niel più da vicini. E arrivando alla macchina, i colori della sera ci salutano. Grazie a te, arrivederci, alla prossima. Iscriviti al canale se non l'hai fatto. Ciao.